L'arcidiocesi di Trani, Brletta e Bisceglie è in festa per l'ordinazione diaconale dei giovani Don Michele Pio Castagnaro e Don Francesco Paolo Pellizzeri, entrambi originari di Brletta. Don Michele proviene dalla parrocchia Buon Pastore, Don Francesco Paolo da quella di Sant'Andrea e della Concattedrale. L'arcivescovo Monsignor Leonardo D'Ascenzo li ha ordinati diaconi nella cattedrale di Trani. Nella riflessione omiletica, Sua Eccellenza ha sottolineato una preghiera che ci spinge alla responsabilità perché siamo parte attiva nella Chiesa e nella storia, chiamati a dare il nostro contributo di amore, di cura, di servizio, generosi e gratuiti in famiglia, nel mondo della scuola e del lavoro, nei confronti dei fratelli e sorelle più giovani, più fragili, nei riguardi dell'ambiente che porta le ferite del nostro non rispetto. In questa direzione, cari Michele e Paolo, la testimonianza che vi è chiesta come diaconi non è quella dei soli ragionamenti e dei buoni propositi sull'amore e sul servizio, è la testimonianza concreta di spendere la vostra vita per l'altro, così che Gesù stesso alla fine dei giorni potrà dirvi: ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Ricordatevi pure che un diacono, prima ancora che nelle azioni, è diacono nello sguardo, riconosce nell'altro un fratello. Chiedetevi sempre: chi vedo nell'altro? Badate bene però, tutto questo non è ancora sufficiente. Un diacono è prima di tutto diacono nel cuore. Occhi e sguardo hanno bisogno di un cuore puro. Un cuore puro vi permetterà di riconoscere nell'altro, che è un fratello, la presenza di Gesù. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Don Michele Castagnaro presta servizio nella parrocchia Spirito Santo a Trani, mentre Don Francesco Paolo Pellizzeri nella parrocchia Madonna di Loreto di Trinitapoli.